ricevere un riconoscimento del Gran Galà Eccellenza Cadella Calabria. Ecco, l'azienda CAFFO, ecco, lo merita questo. È sempre un piacere perché con i nostri prodotti rappresentiamo la nostra bella regione, non solo in Italia ma in circa 70 paesi nel mondo, quindi siamo sempre operativi per portare la Calabria, in particolare il liquore d'erbe di Calabria, appunto il vecchio Amaro del Capo, un po' sui mercati di tutto il mondo, nelle case anche di chi non è stato mai in Calabria, quindi penso che indirettamente contribuiamo a far conoscere la nostra terra. Ecco, un'azienda che nasce quando e come e perché nasce questa azienda CAF? Noi esistiamo da oltre 100 anni, bisnonno aveva iniziato fine 800, poi ufficialmente diciamo, nel 1915 aveva tra virgolette comprato i muri della prima distilleria che aveva in gestione, poi il mio nonno insomma, con i fratelli hanno proseguito l'attività fino ad arrivare a mio padre, a me, insomma, ai tempi d'oggi, quindi ininterrottamente per quattro generazioni abbiamo portato avanti questa attività. E poi il successo è arrivato negli ultimi 20 anni, 30 anni, grazie anche al successo del prodotto principale del vecchio Amaro del Capo, ma non solo perché abbiamo diciamo, tanti altri prodotti ben distribuiti e conosciuti. Sento questo fatto di non partire i cervelli, di non far partire i giovani, lo sento da tanti decenni. Non si è fatto niente, la classe politica, la classe imprenditoriale, la società ha fatto ben poco per fare questo. Oggi questo fenomeno è ancora più evidente perché i ragazzi non vanno solo a nord in Italia, ma vanno in Europa perché sono molto richiesti i nostri laureati in Olanda, in Belgio, in Scozia, in Malta, e quindi noi ci impoveriamo sempre di più. E non è solo questo che ci impoveriamo per la mancanza di queste giovani menti che sono qua, ma perché quella famosa rivoluzione che molti anni fa parlavo io non verrà mai, non avverrà mai, perché se non ci sono i giovani con le nuove idee, con nuovi propositi, con nuovi progetti, questa rivoluzione non sarà mai, quindi resterà sempre quella mentalità vecchia, quella mentalità antica, quella mentalità che hanno gli anziani appunto di essere sempre protetti, favoriti con l'amico dell'amico, e questa è la filosofia che sta rimanendo in Calabria. Beh, intanto ringrazio l'associazione Incontriamoci Sempre che mi ha voluto presente in questa serata. Una serata importante che mi fa anche piacere condividere con eccellenze come Lucio Caffo, Pippo Callo, ma tanti altri. Ovviamente la Calabria non è solo le eccellenze che sono qui presenti questa sera, ma la Calabria ha tante eccellenze importanti che danno lustro alla nostra regione. Di questo veramente non può che farmi piacere, attraverso queste manifestazioni, attraverso questi incontri, attraverso queste testimonianze, poter dare anche fiducia ai tanti giovani, a quei tanti giovani che purtroppo vanno via per mancanza di lavoro. Ecco, attraverso questi incontri mi fa piacere poter dare anche la mia testimonianza al fine di cercare di convincere i nostri giovani a intraprendere anche attività lavorative nella nostra Calabria. Ovviamente tutto c'è sacrificio, professionalità e serietà. Ecco, se questi elementi vengono condivisi insieme con tutte le altre attività, allora si riescono a trovare anche dei frutti. Ecco, è imminente la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ecco, non può mancare ancora una volta l'Orofo Calabrese, Michele Affidato. Beh, questi sono il 13° anno che realizza i premi speciali per il festival. Spiccano tra i tanti il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il premio della critica Mia Martini, ma anche tanti altri premi che quest'anno ci sono stati assegnati e che sono in fase di lavorazione che ancora però non possiamo ufficializzare. Ma quello che mi fa piacere, oltre ai premi, che quest'anno vivremo ancora questo festival, non solo sotto un profilo artistico, ma anche sotto un profilo del sociale. Il sesto anno consecutivo porteremo a Sanremo questo convegno UNICEF, ne approfittiamo, ecco, di questa vetrina mediatica per portare tutti i temi di sensibilizzazione che l'UNICEF sta portando avanti in questi periodi, specie quelli che riguardano la guerra in Ucraina e la guerra israelo-palestinese.